Sono stati appostati per 4 ore, fino a quando è scattato il blitz. Gli agenti della questura di Cuneo, coordinati dal dirigente della mobile Tommaso Pastore, hanno scoperto una casa d'appuntamenti in pieno centro cittadino a Cuneo. Al terzo piano del numero civico 53 in via Roma, due donne e un uomo, un travestito, tutti di origine brasiliana, avevano messo in piedi un vasto giro di prostituzione. Ricevevano clienti in un appartamento che non avrebbe destato sospetti, con un portone signorile, in pieno centro cittadino, a due passi dal Duomo e da uno dei locali più in di Cuneo. Se non fosse stato per quel sospetto andirivieni di persone, il cui ritmo diventava più intenso nelle ore notturne. I vicini di casa vedevano, sospettavano e oggi hanno avuto la conferma. L'operazione, fa sapere il capo della mobile, rientra in una vasta attività di controllo di appartamenti sospetti nel centro storico. Da mezzogiorno gli agenti, 4 in divisa e 4 in borghese, erano appostati sotto l'appartamento. Dopo il blitz sono usciti prima con una delle donne, camuffata con una parrucca bionda, poi con un uomo ed infine con la terza inquilina, tra lo stupore e la curiosità di passanti e commercianti. I 3 sono stati accompagnati in questura e ora sono a disposizione del magistrato.